Noi crediamo che uno dei principali vulnus del sistema di istruzione italiano sia ancora la persistenza di notevoli disuguaglianze territoriali e una grande disomogeneità. Come anche crediamo che il diritto all'istruzione sia un diritto universale che deve essere garantito a tutti a prescindere dal luogo di nascita, dalle famiglie di provenienza. È evidente che quello che prevede oggi la riforma sull'autonomia differenziata prevede che in Italia possano crearsi tanti sistemi educativi di istruzione quante saranno le regioni che lo richiederanno. Questo creerebbe frammentazione, ulteriore disuguaglianze, quando noi crediamo invece che il sistema dell'istruzione sia assolutamente fondamentale per garantire i diritti, ma anche per garantire l'unità sostanziale del nostro paese e quindi di affrontare un futuro con una consapevolezza e una qualità dell'istruzione diffusa dappertutto. La scuola italiana è caratterizzata da un'altissima percentuale di precarietà e questo chiaramente crea discontinuità dell'azione educativa e svilisce l'offerta formativa. Noi crediamo quindi che vadano stabilizzati i posti, prima di tutto comprendendo all'interno dell'organico di diritto tutti i posti che oggi sono assegnati in organico di fatto e in deroga, sia del personale ATA che del personale docente, e che su tutti i posti liberi e vacanti vadano fatte delle assunzioni a tempo indeterminato. È evidente che questa è una scelta politica che mette al centro le politiche scolastiche e che richiede grandi investimenti in termini finanziari ma anche in termini progettuali, perché noi crediamo che il sistema di istruzione debba essere il vero investimento per il futuro del Paese e non sia sicuramente da vedere come un centro di costo su cui risparmiare.